Buonasera. Buonasera a tutti. Mi sentite? Mi sentite? Sì? Sì? Ok. La barretta fa su e giù, quindi suppongo mi sentiate. Innanzitutto, ciao a tutti. Quelli che sono. E la Dizzy. Grandissimo. Oggi parleremo un po' di più del solito. Faremo meno arena questa sera perché ieri e anche oggi sono usciti, ci hanno fatto un po' di annunci, sia qualcosa riguardo a Gilde di Ravnica, finalmente, grazie, qualcosa da dare in pasto ai cani che vogliono vedere, vogliono il ritorno di Ravnica. Ma la cosa che più ha fatto discutere, almeno quello che secondo me dovrebbe far discutere, e ne parleremo, è l'annuncio di due nuovi prodotti, stile, diciamo, natalizio, pensati per essere comunque qualcosa di simile a regali natalizi, perché così li hanno venduti, cioè. Così li vendono come prodotti, più che altro. E parliamo della Gift Box. L'hanno riproposta. Hanno avuto il coraggio di riproporla, secondo me, perché cioè, dopo il prodotto che avevano proposto appunto l'anno scorso, non pensavo che avessero il coraggio di rifarlo. E una nuova, diciamo, un nuovo modo, diciamo, per introdurre altri giocatori che vengono da mondi diversi, che è quello che loro hanno chiamato la Magic Game Night. Molto, che tanto leggendolo subito ho detto cos'è, fai dei Night Magic e poi c'è la Game Night, magari per non lo so, e invece no, era un prodotto. Ho detto un nuovo evento, figo, figo, invece no. E vabbè, che ce lo fa. Adesso andremo a vedere in dettaglio, chiaramente, i contenuti. Tanto l'articolo è uscito ieri, quindi chi l'ha letto l'ha letto. L'ho condiviso chiaramente sulla pagina, dicendo anche le mie impressioni. E questa sera le snocciolerò un pochino quello che io penso, perché uno penso penso. Avrete capito quale dei due prodotti penso che sia una cosa che non doveva neanche riproporsi, mentre l'altro potrebbe essere un qualcosa di interessante, chiaramente, per quello che dovrebbe essere lo scopo del prodotto. Ciao Serena, buonasera. E ti ringrazio della sub che ho visto oggi. Perché non so perché non me l'ha segnalata quando è stato 3 giorni fa. Ho visto che l'avevi fatta, quindi grazie mille. Dopodiché è uscita la Baia Box di Gilde di Ravnica. Vedremo quella, vedremo se ci sarà da preoccuparsi, come è successo con Nexus of Fate. E dopodiché, diciamo, ci butteremo un po' su Arena, vediamo. Cioè, farei sempre draft di M19 perché ho visto, prima sono entrato, ieri non sono riuscito a entrare. Oggi ho visto che scade tra 2 giorni, tipo, quindi meglio sfruttarlo. Ciancio alle bande, andiamo con ordine. Allora, abbiamo il gift pack. Cos'è il gift pack? In teoria l'idea che ha la Wizards di questo prodotto è che dovrebbe essere un potenziale regalo da fare di Natale, diciamo, delle feste natalizie, da fare a un giocatore di Magic o comunque qualcuno che vuole avvicinarsi al gioco. Allora, innanzitutto, che cosa contiene? Contiene
dado spin down life counter che si vede qua in mezzo, 4 buste di M19, 5 terre base, una per colore, foil, e quest'anno 5 carte esclusive che saranno legali in standard, che usciranno solo da questo prodotto. E già lì mi viene un po' l'ansia. Non perché, perché vede poi vedremo le carte. Non sono, cioè, diciamo, non c'è il rischio che ci sia un Nexus of Fate 2.0, chiaramente. Però sto notando che stanno iniziando ad usare un po' troppo la pratica del facciamo la carta stampata apposta per sto prodotto e che è legale in standard più che altro quello, perché già in altri prodotti fanno carte nuove che stampano solo in quel prodotto. Buonasera, Domino. Già appunto dicevo, con altri prodotti fanno carte che stampano solo in quel prodotto. Vedi Commander, vedi Battle Bond, vedi Conspiracy, eccetera, eccetera. Perché nessuno si è lamentato di questo? Perché le carte nuove che stampano in questi prodotti sono legali solamente da Legacy in giù. Quindi Legacy, tutti, diciamo, dei formati Eternal, quindi Legacy, Vintage e Commander. E nessuno si è mai lamentato perché ci sta, perché alla fine sono carte singole, non servono per i giocatori nuovi per fare i mazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Se possono sfruttare la cosa per fare carte un po' più potenti o comunque improntate verso un formato in particolare, come in Battleborn chiaramente ci sono state molte ristampe di carte che servivano per Commander, cioè sia ristampe sia carte nuove che chiaramente improntate al multiplayer, e il formato multiplayer per eccellenza ora come ora è Commander. Possono permettersi, come in Conspiracy, di fare carte nuove forti o comunque con un power level più alto del normale, perché? Perché tanto dicono, anzi, cioè, non tanto, dicono, tanto sono legali dal Legacy in giù, ai giocatori di Legacy, diciamo, piace che vengano stampate delle carte per il loro formato che cambiano il meta, o comunque modificano un po' il meta. In questo modo il Legacy non è stagnante. Perfetto, nessuno si è lamentato per questi motivi. Perché tutti si lamentano quindi dello standard, della carta standard esclusiva che viene? Perché diciamo, appunto, per il fatto che non è che viene fuori in un prodotto che è un'edizione, e quindi tu prendi le buste e dici ok, ma esce fuori in un prodotto che è un prodotto a parte, praticamente, che devi comprare. La vai a parte, quante volte sto dicendo a parte? Eccetto, diciamo, la Baia Box, che è comunque sì legata al prodotto attuale, perché Nexus of Fate come lo ottenevi? Lo ottenevi se preordinavi o compravi o compri attualmente, se qualche negozio gli è rimasta, un box di M19. Il problema è che è l'unico modo per ottenerla, se non chiaramente successivamente tramite mercato secondario. Qual è il problema del mercato secondario? È che chiaramente, essendo una promo limitata, che si può ottenere solo in quel modo, quindi diciamo almeno 80 euro ce li ho spesi per avere il mio Nexus of Fate, ecco. E così il prezzo ne risente. Perché il problema chiaramente non si porrebbe se la carta non fosse giocata. Il problema è che la carta è giocata, fa parte anche di un mazzo che attualmente è uno dei. Adesso non so se è già. Cioè, nel senso, Tier 1 non mi verrebbe da dire perché l'hanno già analizzato e diciamo si è equilibrato il tutto.
Però è uno dei mazzi più giocati adesso, attualmente nello standard. Sopravvivrà alla rotazione? Non si sa, perché chiaramente Gilde di Ravnica, diciamo adesso perché è forte, perché abbiamo due nebbie a costo 2, c'è il ramp, diciamo ci sono i doni del paradiso, quelli rimarranno in realtà. Diciamo c'è comunque una shell adatta per quel mazzo. Se rimarrà o meno dopo la rotazione non lo possiamo sapere. È probabile che magari non rimarrà, o magari stampano in extremis una carta nuova che dice non puoi fare turni extra o cose del genere, per cui risulterà che il mazzo Turbo Fog non sia più così forte. Fatto sta che il problema c'è stato, e nonostante questo, adesso probabilmente i tempi di sviluppo di questi, cioè questo prodotto probabilmente era già fatto e finito quando era uscito M19, quindi non hanno potuto fare niente, chiaramente. Però, diciamo, stanno continuando su questa strada che a me non piace e alla maggior parte dei giocatori non piace, penso. Ditemi anche la vostra, chiaramente siamo, cioè, parlo io, però ci siete voi che mi state ascoltando, se avete chiaramente qualcosa da dire o anche solo per condividere le vostre opinioni, la chat è lì apposta. Queste sono le mie idee, cioè del fatto che non è corretto far stampare una carta che è legale nel formato, diciamo che dovrebbe avvicinare i giocatori più giocatori e giocatori più nuovi e rendere delle carte esclusive solo se compri un prodotto e non sbustando o comunque nelle bustine, perché alla fine, ok, uno non, chiaramente non compra i box, però va a fare i tornei, vince i tornei, cosa vinci? Le bustine, tu prendi le bustine, sbusti, e diciamo è una chance in più magari di poter sbustare, trovare una carta che invece altrimenti compreresti da qualche parte o al negozio o tramite privati, eccetera, eccetera. Comunque, detto ciò, questo prodotto ha 5 carte esclusive, una per colore. Non sono bombe, assolutamente no. Forse c'è tipo quella bianca che adesso vedremo. Ci può stare forse in qualche commander. Toh, il dinosauro può starci nel commander dinosauri perché? Ma perché di dinosauri forti, diciamo, ce ne sono pochi. Quindi magari il 3-4 volare bianco a costo 4 lo andiamo a sostituire con quello che adesso vedremo, che comunque è abbastanza ignorante. Ok. E ultimissima cosa. L'anno scorso in questo prodotto c'erano le terre base foil che erano con art esclusive che erano uscite solo in Commander e le avevano fatte foil che chiaramente non esistono foil da Commander e quindi da quel punto di vista era un buon poteva anche essere un buon acquisto nonostante le carte singole fossero una Karizev e Metalwork Colossus foil e basta, senza né arte alternativa, senza niente di speciale e delle buste sparse, se non erro. Comunque, qua invece hanno usato delle terre base che già possiamo trovare nelle buste o comunque possiamo già trovare in altre edizioni, anche foil e foil, basta, cioè, boh, va bene. Adesso vediamo tutto nel dettaglio. Allora, partiamo. Vediamo tutto il contenuto, ossia le 5 carte esclusive e le 5 terre che ci saranno. Poi il resto, ho già detto, sono 4 buste di M19. Il prezzo dovrebbe essere, prezzo consigliato 19,99 dollari, e mi sembra comunque tantino, perché non è uscito. No, non è uscito nessun articolo ufficiale riguardo questa policy, ma io spero vivamente che esca un articolo in cui dicono no, non lo facciamo più, state tranquilli. Ecco, e quindi io spero vivamente questo, perché non condivido io e so che insieme a me ci sono molti giocatori che non condividono questa cosa. Non tanto per il fatto, cioè, uno per il fatto. Guardate che potete sbagliare, potete fare la carta sbroccata ed è già successo, è già al secondo tentativo, quindi io non oso immaginare. E
Ma soprattutto comunque tu privi l'accessibilità essenzialmente di alcune carte. Metti che adesso che ne so, una di queste qua si giocherà, e cosa devo fare? Devo comprare per forza il tuo prodotto schifoso e darti dei soldi perché per poi prendere una carta che il resto butterò tutto via, a parte le buste magari. È questo che non cioè è proprio è fallace il ragionamento di fare una carta esclusiva in un prodotto che però vale come se fosse stata stampata nell'espansione. No, non proprio no. Allora, qua mi dà che qualcuno mi ha followato, ma non è partito l'alert di Twitch. Al che io mi chiedo perché. Secondo solo che controllo se uso la tastiera giusta e non cose strane. No, forse no. Forse no, mi è arrivato una mail, ma non mi è arrivato. Infatti non mi è arrivato nulla. Non lo so. Avi Queen 1234. Mi risulta qua, però non so se Streamlabs se è strippato Streamlabs o cosa. Giveaway l'anno scorso era una pessima copia di un'idea vincente di altri brand, vedi Pokémon, bastava semplicemente riproporla con ristampe di carta e staple. È vero, sì, c'è anche quello. Il fatto che effettivamente è una scopiazzatura di qualcosa. Che però dalle altre parti, come infatti Pokémon mi dicevi. Dove però lì cosa stampano? Stampano la carta bomba del meta, ok? Con altra alternativa, foil, etch. Se facessero una roba del genere, cioè, tanta roba. Cioè, adesso non so, mi stampi magari qualcosa che sta per uscire dalla rotazione e me lo fai a un prezzo vantaggioso, tipo. Non lo so, un cuore di Kiran foil con art alternativa più Mecha Titano blu foil con art alternativa, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, ci sarebbero carte a fare una cosa del genere. Ah, con anche accessori e buste, quindi ciao. Tanto value. Ci sta, ci starebbe veramente. Poi forse, non so se la cosa potrebbe ripercuotersi negativamente perché poi dicono: ah, ma è uguale al prodotto Pokémon. Però quello non lo so, non saprei. Cioè, io sarei contento. Poi non so se altri puristi magari dicono: no, copia Pokémon. Allora no, non va bene. E quello purtroppo non si. È sempre una sorpresa. Comunque, vediamo le carte di questo gift pack. Ecco, lo fanno tutti, quindi anche Magic fallo, va bene? So che mi sta seguendo la Wizards of the Coast in diretta, come ogni martedì alle 9 sul mega schermo, e quindi fate anche voi il value pack di Magic con mitiche foil, alternative, buste e tutto. Ok? Grazie. Facile. Eh sì, infatti, cioè, infatti non è una stupidaggine, però diciamo, sappiamo che nella community di Magic ci sono alcuni soggetti, ecco, per chiamarli in questo modo. Comunque, mi sono dilungato forse anche troppo su questo discorso, che reputo comunque interessante. No, perché tutte le scelte commerciali che sta facendo le sta facendo per essere una cosa mainstream. Purtroppo, cioè purtroppo no, giustamente, perché adesso sta puntando su Arena per gli esport, sta facendo i serial delle Magic Story, come le fanfiction o i manga, i capitoli dei manga, sta comunque anche al PAX faranno una cosa in grafica, insomma sta iniziando a fare tutto abbastanza in grande. Videogiochi in sviluppo su di altri generi che non siano carte.
applicazione ufficiale, tutte queste cose qui, in realtà non si vuole, cioè è stato di nicchia fino a qualche anno fa, adesso vuole esplodere, vuole diventare mainstream. È questa quello che sto vedendo dalle scelte che stanno eseguendo ed anche da un sacco da tutte gli articoli, le cose che dicono. Comunque, vediamo ste carte. Allora, Guardiana Angelica, saranno in inglese, quindi queste le ho tradotte chiaramente io. Ecco, questa è quella che secondo me in Commander potrebbe anche starci. Perché è un 5-5 costo 6 con volare che dice ogni qualvolta uno o più creature che controlli attaccano hanno indistruttibile fino alla fine del turno. E no, non è male, tutto sommato. Sì, M4, sono d'accordo. Cioè si sta applicando delle strategie che utilizzano altri, diciamo, come se fosse, che ne so, la Blizzard, ok? La Blizzard ha il suo parco di titoli, chiaramente, ognuno ha una sua nicchia, ma la Blizzard in sé sta cercando di, cioè la divisione in sé cerca sempre comunque di espandersi, cioè essenzialmente la Blizzard è una cosa mainstream, cioè World of Warcraft, Overwatch è diventato, Hearthstone, ognuno ha la sua nicchia, ma alla fine tutto si riconduce a Blizzard. Adesso la Wizards, o forse meglio dire la Hasbro, sta facendo la stessa identica cosa. E la Wizard sta puntando tantissimo su Magic rispetto che agli altri suoi prodotti. Perché? Perché Magic è più di successo. Cioè, non c'è dubbio che Dungeons & Dragons e Magic siano i due prodotti forse di assoluto successo della Wizards of the Coast. E stanno puntando su quello per, diciamo, differenziarsi per proporre cose nuove, sempre però, diciamo, mantenendo i fan all'interno di una culla che conoscono, che è il mondo di Magic. Ti facciamo l'MMO nel mondo di Magic, ti facciamo il gioco da tavolo ambientato nel mondo di Magic, eccetera, eccetera, eccetera. E si stanno in questo modo aprendo ad altri mercati. Questo, cioè, la sostanza è si stanno aprendo ad altri mercati per guadagnare di più. Cosa che già prima comunque facevano con Magic e basta, come carte, ma hanno visto che ovviamente le potenzialità ci sono. Questo. E questa è la carta bianca, che non è male in qualche commander comunque combat based, tipo soldati, anche in realtà White Weenie o dei bianchi rossi che attaccano, comunque tutti quei commander che attaccano hanno il bianco e si basano sulla combat, non è male. Comunque un 5-5 volare costa 6, non è neanche overcosted e ha un effetto molto forte che si applica anche su se stesso, perché dice quando uno o più creature in generale, quindi anche lei. Non è male, non è male. Questa penso sia l'unica un po' decente. La blu, infatti, passiamo subito a quella che secondo me è Tartaruga Pescatrice. 5-7 a costo 7, antimalocchio. Le creature controllate dai tuoi avversari attaccano in ogni combattimento se possono farlo. Questa può saperne forse sempre in Commander, ma perché semplicemente perché costringe tutti gli avversari ad attaccare. Quindi costringe magari uno dei tuoi avversari ad attaccare un altro dei tuoi avversari. Soprattutto in questo colore si può fare un mazzo tipo Pillow Fort, quindi con propagande, prigioni spettrali, eccetera, eccetera, in modo che agli altri non convenga attaccare te, ma essendo costretti si attaccheranno tra di loro. Unica cosa, forse unico mazzo in cui, che tra l'altro il mio Chinaio Setirone è proprio così. Potrei anche provare a buttarcela dentro. È antimalocchio, quindi rimane lì. Beh, diciamo, mi è venuta adesso in realtà. Prima non ci avevo neanche pensato a questa cosa. Comunque,
Il prossimo è un vampiro, vendicativo, 4-4, costo 6, legame vitale. Quando muore, distrugge una creatura avversaria controllata da un avversario e tu guadagni 4 punti vita. Anche qua siamo su quel livello lì. È un po' boh. C'è molto di meglio, soprattutto nei vampiri. C'è molto di meglio anche con più o meno gli stessi effetti. Ci sono cose che costano meno, che fanno lo stesso effetto, magari senza guadagnare, ma quando entrano. Vedi Chupacabra, vedi Necrathal, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo, una versione scarsa di carte che essenzialmente esistono già. Questo è, secondo me, questo è veramente un po' bruttino. Fenice Immortale, questa è proprio brutta. 5, cioè, sì, è proprio brutta. 5-3 costo 6, volare. Quando muore, falla tornare in mano al proprietario. Classico effetto fenice che in qualche modo ti torna quando muore. E niente, non, boh, è un po' così, un po' brutta, un po' bruttina e non c'è nient'altro da dire e non vedo particolari mazzi che la vogliano se non qualcosa basato magari sul sacrificio, se c'è forse una qualche combo che fa mana e sacrifica le creature, quindi te la puoi sacrificare, torna in mano, la rigiochi e continui a farlo. Fai un loop infinito, forse. Mi viene una cosa del genere. Però penso ci siano altre carte che fanno effetti simili, che magari costano di meno di 6 e magari in colori più allettanti per eventuali combo del genere, tipo Aristocrats. Però non ha nemmeno esatto, non ha nemmeno rapidità. E poi c'è il Brontodonte scatenato, che è l'altra carta che potrei vedere giocata, ma solo per il fatto che ci sono pochi dinosauri in chi fa Commander dinosauri, appunto. Già di per sé un 7-7 travolgere costa 7. In più, quando attacca, prende +1/+1 fino a fine del turno per ogni terra che controlli a travolgere, quindi ok, va bene, ci sta. Data la carenza di dinosauri, questo sarà sicuramente meglio di qualche altro dinosauro che magari si è stati costretti a mettere nel mazzo perché non tipo altrimenti non c'era la massa critica, diciamo, di tribale per sfruttare al massimo. E adesso dopo ci arriviamo, non preoccuparti. C'è anche lui, c'è anche lui. Aurora, ci sono le terre base che ci saranno in questo prodotto. Che sono questa? Ah no, forse questa è l'unica. No, non mi ricordo di cos'è. Questa non ho preso, non mi ricordo di cos'è. Sono solo. Forse di M19. Sì, sono terre di M19, tra l'altro. Foil. Cioè, è proprio la povertà assoluta. Vabbè. Sì, sono terre di M19. Eh sì, infatti ho letto adesso, visto che il numerino è entro le 280, quindi sono terre base di M19. Complimenti, complimenti, veramente ottima scelta. Io credevo che almeno avessero spaziato un po', invece no, invece no. Questa isola bellissima e c'è questa pianura di Jonavon, forse l'unica degna, però boh. Esatto, cioè, ma anche mettici, che ne so io, quelli del Grand Prix, che cacchio ne so, mettici, sì, mettici le terre del Grand Prix foil, ma senza scritto Grand Prix, così ce le hai anche te, anche se non sei andato al Grand Prix, però si capisce, e quindi quelli che sono andati al Grand Prix hanno comunque una cosa in più. Mi verrebbe una cosa del genere. Così se comanda il 1018 potrebbe ripetere la cosa dell'anno scorso. Sì, io speravo che lo facessero. E io lo speravo vivamente. Anche perché comunque l'hanno fatto in. No, non l'hanno fatto in 2016. Sì, l'hanno fatto in 2016. Cioè, l'hanno fatto nel 2017, ma hanno usato le terre del Commander 2016. Perché erano nel Commander 2016. Infatti il Commander 2016 secondo me è uno dei Commander più riusciti che hanno fatto, perché ci hanno buttato dentro anche le terre base con arte esclusive. Su, va bene, va bene. E quest'anno invece hanno pure aumentato il prezzo, non c'è. Piango.
magari parleremo dei Commander di quest'anno in futuro. Sì, ci stava, ci stava. Potevano farlo nel 2017, potevano rifarlo e riproporre la cosa quest'anno. Però vabbè, non, così non è stato. Hanno deciso, ma sì, mettiamo le terre di M19. È un'idea geniale. Mi immagino, cioè, ho già il meme in testa, quello della riunione, che dicono cose sensate. No, che dicono cose stupide, poi quello che dice la cosa sensata lo buttano fuori dalla finestra. Tanto, avete tutti presente qual è. Non siamo ingenui. E basta, penso questa era. No, ok, la montagna. Vabbè. Quello io l'avrei comprato subito. Mettevano 5 dini 6-6 travolgere a costo 6 foil con le altre alternative e io le compravo. Piuttosto di questo, compravo quello. Almeno c'era del lavoro dietro, c'era qualcosa boh, di qualcosa, c'era qualcosa di qualcosa. Va bene? Dio mio. Sì, regaliamo tutti all'ESO. Ok, parliamo del secondo prodotto che hanno annunciato ieri, che mi ispira molto di più. E si chiama Magic Game Night. A parte il nome che vabbè, e a parte l'art che hanno riutilizzato una di M19, budget, suppongo, e potevano sprecarsi un pochino di più. Sembra un Pandoro, un Pandoro. E infatti è il Pandoro di Magic. Comprate tutti i Pandoro di Magic. È visto dall'alto, perché in realtà è, insomma, è quello alto così, no? E dentro c'è un sorpresina, c'è Nicole Bolas. Cos'è Magic Game Night? È un ennesimo tentativo di fare una simil esperienza a gioco da tavolo, molto più semplificata, perché comunque non c'è praticamente niente che faccia pensare al gioco da tavolo se non al packaging e a quello che ci sarà dentro e a come lo spiegano. Essenzialmente sono 5 mazzi, e saranno sia il gift pack che questo saranno disponibili dal 16 di novembre. Esatto. E infatti su questo ho cose positive da dire. Strano a dirsi, ma ho cose positive da dire. Una delle quali M4 mi ha anticipato è proprio il fatto che essenzialmente sono 5 mazzi prefatti monocolori, quindi facilissimi, senza incasinamenti. Pensato per il target, quale sarebbe? Sarebbero quei giocatori che già giocano da tavolo e che quindi qual è anch'io, cioè, anche io gioco da tavolo. Cosa? Una sera, il sabato sera, si dice: ho preso il gioco nuovo, facciamo la partita al gioco nuovo, proviamo il gioco nuovo che abbiamo comprato e quelle cose lì. Questa è più o meno l'idea, la risposta di Magic a questa cosa qua. Giocatori da tavolo dicono: non abbiamo mai giocato a Magic, vado in negozio, cosa ci consigliate? Voi giocate da tavolo? Sì, tac, Magic Game Night. Dentro ci sono, ho detto, 5 mazzi monocolore. Le liste sono anche belline, hanno un bel po' di rare. Hanno carte prevalentemente dello standard, tipo le rare, se non sbaglio, sono praticamente tutte di M19 o Dominaria, per dire. Ma hanno qualche uncommon, che va un pelo più indietro, ci arriva fino a c'era Luna Spettrale. Shadows over Innistrad, cose chiaramente non vecchie, però diciamo fuori dallo standard, ecco. Ogni mazzo ha una carta esclusiva che però non è legale in T2 e sarà legale di formati Eternal, quindi ok, buono, ci può stare se uno vuole queste, che sono anche carine come carte, dopo le vediamo. Per Commander, perché sono tutte basate sul numero di avversari e quindi c'è un po' di simpatia
nel senso qualcosina potrebbe muoversi nei cuori dei comandieristi a sentire questa cosa. Dentro c'è tutto il necessario per giocare, ci sono i dadi per segnare le vite, ci sono i segnalini più uno, ci sono tutte le pedine, ci sono gli inserti delle regole, c'è proprio come i giochi da tavolo, c'è la prima partita, fai le cose, eccetera, ti spiega tutto filo per segno, per comunque una partita semplice, ma penso, adesso chiaramente non c'è online il manuale. Il modo da riciclare il prodotto con i comandieristi. Esatto. E comunque ci sono un bel po' di rare di M19, o comunque del T2, che ci stanno eventualmente. Questo qua è il prezzo, tra l'altro, abbiamo visto gift pack che sono 4 rare scrause, 4 terre base foil di M19, più 4 buste, più il dado, 20 dollari. Poi qua non so quando. Qua spero costi poco, non mi ricordo neanche l'anno scorso cosa costava, 15 euro il gift pack, forse anche di meno, vabbè. Mentre questo, prezzo consigliato sempre, è 30 dollari, quindi 10 dollari in più per avere comunque delle rare assicurate più 5 mitiche, perché diciamo non le hanno fatte con rarità mitica, che eventualmente potrebbero vedere gioco in qualche commander. E comunque un qualcosa di pronto anche tipo io no, probabilmente lo prenderò per vedere com'è, per giocarlo o comunque se non lo compro magari in negozio, non so se aprirà una copia per fare i test o così. 20 euro, H, proprio conversione 1-1 secca, brutta storia. Brutta storia. Ok. Mentre questo qua mi piacerebbe giocarlo comunque. Adesso non so se comprarlo ci può stare, magari qualche mio amico che non ci ha giocato o da portare. Ecco i miei colleghi, potrei usare questo. So soldi. Dai, Macio Capatonda insegna. So soldi. Questo qui alla fine. Secondo me è ottimo appunto per dire, ok, facciamo serata, te non hai mai giocato a Magic, chi se ne frega, adesso ti impari e giochiamo. Con comunque mazzi semplici, essendo, cioè sono mazzi semplici ma solo perché sono monocolori, le carte comunque dentro ci sono carine, secondo me qualcosa, soprattutto diciamo, se iniziano a giocare chi sa giocare, ci può sapere. Ho una lamentela, mi hai detto i due prodotti, sono solo in inglese, esatto, quindi... La game night, già diciamo nei paesi non anglofoni, avrà delle chiaramente pochissime vendite perché io non capisco il fatto di dire sì, facciamo un prodotto introduttivo per i nuovi giocatori, però lo facciamo solo in inglese. Sì, marketing geniale, geniale, geniale. Diciamo che magari questo col fatto che magari punta qualcuno con un'età un po' più, diciamo, già, diciamo scolastica avanzata, potremmo presupporre che dicano, ma sì, l'inglese lo sanno, però adesso mi viene in mente i mazzi Spellslinger, che sono i nuovi super intro, mazzi introduttivi, sono solo in inglese e quello invece punta alla fascia più bassa d'età. E esce, non so se esce pure da noi, forse non esce neanche da noi, non mi ricordo. Ecco. ma perché? Perché devono pensarla in ottica prettamente americana? Continuano a, cioè a premere sull'internazionalizzazione, eccetera, 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 poi. Ci sta che alcuni prodotti come Conspiracy, come Battlebond siano in inglese basta, mi sta bene perché comunque le traduzioni sono dei costi, stamparle negli altri stabilimenti che hanno in giro sono dei costi, eccetera, eccetera. Stamparla chiaramente in più tornate da più carte sono dei costi, eccetera.
Sì, questo è molto interessante. Sì, non lo sto detraendo, anzi, ne sto apprezzando i pregi. Il fatto appunto è che è in inglese, quindi molte persone saranno un po', gli storcerà un po' il naso, ma di solito anche i giocatori da tavolo. Cioè, io sinceramente, beh, io perché sono io, però a molti so che l'inglese comunque lo masticano e se c'è un bel gioco, anche se è solo in inglese, lo prendono. Ecco. Sì, ma infatti l'unica pecca è che, cioè l'unica pecca è in realtà nel modo di ragionare per fare questi prodotti, che è un prodotto introduttivo. Dobbiamo portare gente a giocare a Magic in tutto il mondo, lo facciamo solo in inglese. Va bene? No. Anche Explorer Fix è una figata assurda, come pure l'Arcane Ball, sono prodotti casual che se in Italia dovrebbero creare un bell'ambiente di gioco. Già. Sì, in inglese lo piazzi soltanto a me. No. O comunque a quelli che, a cui piace Magic e che sanno destreggiarsi con la grammatica di Magic. Tra l'altro deve uscire Heroes of Dominaria, che so che è stato annunciato, ma poi boh, è sparito nell'etere. E quello. Comunque, tutto conclusione sul prodotto, e dopo passiamo alle 5 carte. È un buon prodotto, se per caso qua qualcuno, anche per i giocatori già avviati, può fare qualcosa di diverso. Ma il fatto è che questo non è tanto qualcosa di diverso, perché sono dei mazzi prefatti e basta, non c'è niente in più. Explorers of Ixalan era figo perché, ok, avevi i mazzi prefatti, ma c'era la figata del tabellone, avevi tutte le interazioni col tabellone e quelle cose lì. Arcenemy, anche quelli erano mazzi prefatti, ma era figo perché appunto c'era la meccanica dell'Arcenemy, con le carte apposta. Heroes of Dominaria sarà ancora più figo, probabilmente. Anzi, lì oltrepassiamo, diciamo, il fiume. Perché Heroes of Dominaria, da quel che ho capito, sarà un puro gioco da tavolo. Non c'entrano niente le carte di Magic. E quello sono molto curioso di provarlo, soprattutto con i miei amici che giocano da tavolo. Sto tallonando il mio distributore per Heroes of Dominaria, ma pare esca più avanti. Magari non esce più visto che ormai entriamo nella stagione. No, in teoria dovrebbe uscire, eh. Perché mi ricordo che l'avevano portato anche a varie fiere, avevano fatto i playtest, avevano fatto i video dove spiegavano come si giocava. Quindi suppongo che esca. Non so quando. Anzi, adesso vado a cercare. Visto che Heroes of Dominaria, magari sulla tastiera del portatile, non su quella del fisso. Dominaria. Board game, House of Games. Allora, le ultime. Allora, Board Game Geek, perché c'ha già delle recensioni? Com'è possibile? Vuol dire che è uscito solo in America? Ah no. Invece no. E allora come hanno fatto a valutarlo? Va bene. 10 ratings, 4 commenti. No, non c'è. Non è ancora uscito. Ci sono tutte le immagini. Ah, sono addirittura le miniature di Teferi, Karn. Queste mi mancavano. Gioira, che in teoria sono le nostre pedine nel gioco. Official release. Aspetta, che stavo anche io cercando di qualcosa. Fa vedere. Beh, ma questo qua era un articolo vecchio. Allora, a giugno l'hanno portato a delle fiere, ma era ancora, mi sa, in beta. Questo era il video che avevo visto io. Ah, ok, questo qua mi mancavano le statuine. Non mi sembra di averle viste. E quindi a giugno l'hanno portato in qualche fiera. Con non ancora, penso, il prodotto definitivo. Quindi boh, uscirà quest'autunno? Non ne ho idea. Strano, sembrava una cosa carina più che altro. Comunque,
Andiamo, vediamo le carte. Che sono, a me non dispiacciono per essere comunque così, diciamo, comunque abbastanza semplici, perché devono essere semplici, perché tu dai per scontato che ci giochi qualcuno che non sa giocare. Vediamo un po'. Allora, Angelo Militante, hanno anche il loro simbolino, che non è male, sembra tipo Portal al contrario, che però è chiaramente il tavolo con i 5 giocatori. Angelo Militante, un 3-4 a costo 5, volare legame vitale. Quando entra nel campo di battaglia, crea un numero di pedine creatura cavaliere 2-2 bianche con cautela pari al numero di avversari che hai attaccato in questo turno. Questo è carino. Tutto sommato, è un 3-4 volare legame vitale a costo 5. E poi quando entra, lo giochi post-combat. Si è attaccato sempre in uno di quei mazzi stile combat da me, combat step, combat come volete chiamarli. Ce ne sono veramente pochi però i commander che fanno successo, diciamo così. E comunque crei altre pedine. Non male, not bad. Anche in un Selesnya pedine, ci sta, ci sta. Poi lui legame vitale, un 3-4 volare, costo 5. Va bene, ok, ci sto. Prossima, una Sfinge ispirata. 5-5 costo 7 con volare. Quando entra, peschi carte pari al numero dei tuoi avversari. Ok, ci sta. E a costo 4 crei un Tottero 1-1 volare artefatto. Questa può essere carina in qualche mazzo artefatto, però forse costa un po' tanto. È bello perché nei mazzi artefatto, molto probabilmente in Commander, si riescono a fare le combo mana infinito. E questo è un ottimo mana sink per avere anche una win condition. E puoi farlo anche come instant, quindi non è da sottovalutare questa cosa. E puoi fare infiniti totteri. Se riesci a fare mana infinito, hai di conseguenza infiniti totteri. E li puoi fare come instant. Quindi, forse, non lo so. Probabilmente c'è di meglio per fare cose del genere. Per fare, diciamo, per buttare il mana infinito, per sfruttare più che buttare il mana infinito. Però non è da sputarci sopra. A mio parere, sempre chiaramente in ottica Commander. Andiamo al nero, Colosso della Putrefazione, 5-5 costo 7, minacciare. Quando il Colosso della Putrefazione entra nel campo di battaglia, rimetti sul campo di battaglia fino a X carte zombie bersaglio dal tuo cimitero, dove X è il numero dei tuoi avversari. E questo non è brutto per nulla. Costa un po' tanto forse, però in un tipico tavolo da 4. A costo 7 fare un 5-5 minacciare in più rianimare 3 zombie dal cimitero, chiaramente in un mazzo tribale, non mi pare una brutta cosa. Poi adesso che hanno stampato Varina, che è la comandante Esper degli zombie, questo potrebbe starci. Molti hanno fatto il paragone con come si chiama? Il titano sepolcrale che quando entra e quando attacca fa due zombie 2-2. Diciamo che forse sono due modi di giocare diversi, perché come si dice, il titano è più per quel mazzo che sciama, mentre questo è per quel mazzo che magari sfrutta ETB, effect, le morti e quelle cose lì, e quindi hai comunque tanto fodder nel cimitero da rianimare, magari fare effetti da entrata e cose del genere. Non è. Diciamo, sono forti tutti e due. Questo lo giocherai in un tipo di mazzo, il titano potrai giocarlo in un altro tipo di mazzo. Ma in realtà no, si può giocare anche negli stessi mazzi. Rianimo il titano, che è uno zombie gigante, se non erro, quindi. Non è malaccio. I fan dei Goblin, giuite, e anche i fan di Purphoros, perché questo secondo me è molto forte in Purphoros. Allora, c'è Golia Goblin, che ha un 5-4 a costo 6, che è un goblin mutante. Tessessess, grazie mille del follow. Tessessess, mi piace. Questo è carino,
Secondo me in pure forma più forte. 5-4. Quando entra nel campo di battaglia, crei tanti goblin 1-1 rossi pari al numero dei tuoi avversari. Ok? E con pure forma sappiamo benissimo che sono almeno 10 danni a tutti, praticamente, perché giochi lui più 3, no, 8 danni a tutti. E la figata in più, anche diciamo, l'altro motivo per cui in pure forma è ancora meglio. Ha un'abilità che dice tappa 4 e tappalo. Se una fonte che controlli sta per infliggere danno a un avversario in questo turno, invece infligge il doppio di quel danno a quel giocatore. E Purphoros è una fonte che infligge danno. Quindi diventa in questo turno tappo 4, lo tappo e ogni qualvolta gioco una creatura faccio 4 danni a ogni avversario. Va bene, ci sto. Non male. Il verde è quello che non mi piace tanto, ma che probabilmente giocherò anche in Ios. È 4-4 costo 6. Questa magia costa 1 in meno per essere lanciata per ogni tuo avversario. Travolgere. Diciamo che è un 4-4 un po' scarso per avere Travolgere in Commander. È quello, secondo me. Ok, che lo casti di terzo turno. Però, leggiamo il però, quando entra nel campo di battaglia, ogni giocatore passi e rassegna il proprio Grimorio per trovare fino a due carte terra base, le mette sul campo di battaglia e poi rimescola il proprio Grimorio. Diciamo, far ambare tutti di due. E qua ti sei già giocato il fatto che l'avatar costi poco. E quella è un po' la cosa brutta. Però far ambare sia te, far ambare gli altri, questo probabilmente, se prenderò il prodotto, lo giocherò appunto in Kinaios e Tirone. Perché sì, entrano stappate. Entrano stappate. Fa essenzialmente fa l'esploratore veterano. La morte dell'esploratore veterano. Che gioco in Kinaios. Quindi forse questo è meglio. Perché l'esploratore è sempre un casino. Già no, non è sempre un casino perché lo vogliono sempre uccidere. Però è un po' bruttino. È un 1-1, costo 1. Questo qua mi costa boh, 3, metti. Ho un 4-4 travolgere. E fa lo stesso effetto. Forse potrei optare per una sostituzione. E queste erano le 5 carte. Ultima news, e poi passiamo ad Arena. C'è la Baia Box di Gilda di Ravnica. La guardiamo, l'ho tradotta un po' al volo e soprattutto non ho fatto in tempo a fare il simbolino dell'espansione. È un wurmone. Ricordo che la Baia Box è ottenibile soltanto all'acquisto o al preordine di un box e sarà esclusiva, appunto, esclusiva soltanto e non lo troveremo nelle bustine, ok? Il Wurm è un 16-16, viene da ridere solo a dirlo, 16-16 a costo 10, con convocazione. Per chi non sapesse cos'è, è una meccanica che è già tornata una volta, cioè in realtà è già tornata due volte, ma nel senso è già stata stampata due volte. È la meccanica dei Selesnia originali, che infatti qua vediamo il simbolo dei Selesnia, quindi i Selesnia in Gilda di Ravnica torneranno ad avere convocazione, che sono super contento. Mi piacesse, come mi è piaciuto improvviso, cioè come diciamo, mi è sempre piaciuta convocazione, di conseguenza mi è piaciuto improvvisare quando l'hanno fatto in Ether Revolt e sono contento che torni convocazione di nuovo. Per chi non sa, convocazione, le tue creature possono aiutarti a lanciare questa magia, ogni creatura che tappi mentre lanci una magia con convocazione corrisponde al pagamento di uno generico o di un mana del colore di quella creatura. E ricordo inoltre che i Selesnia sono la gilda verde e bianca e si basa sulle pedine. Quindi è convocazione, è proprio la perfezione come meccanica per una cosa del genere. E oltre ad avere convocazione, questo wurmone imperturbabile ha indistruttibile. L'unica cosa bella è l'idea di avere un mega ciccione verde, un ciccio badile. Questa, secondo me, diventa la definizione di ciccio badile. Ciao, giocatore medio. Ogni giro dovrebbe avere una nuova abilità.
Forse non si sa. In teoria sì, perché di solito fanno una meccanica che ritorna e poi le altre sono nuove nei set. Quindi in teoria le altre dovrebbero avere tutte meccaniche nuove, che è sempre bello vedere. Tanto, aspetta, in Return to Ravnica avevano fatto. Sì, se avesse avuto Travolgere sarebbe stata veramente basta. Poi ho trovato l'altra figurina con una grafica simile al Minotauro dell'incantesimo bianco. Lo Ieromante quel. Ah, questo qui che va. Farò una compilation di carte di Magic che urlano, va bene. Dopo la live, quella là russa, è stato un tormentone qua. No, sì, allora diciamo che col fatto che non ha Travolgere, probabilmente non avrà il successo, possiamo dire, forse non verrà nemmeno giocata, però è stuzzicante, è molto stuzzicante come carta, soprattutto in una, sapendo che c'è mono verde e sapendo che in mono verde potremmo giocare un mammut che a costo 6 da travolgere a tutte le nostre creature. Però il mammut non si gioca adesso, purtroppo, si gioca Galta. Galta rimane comunque molto più forte di questa, perché si sconta senza tappare niente. Ambush Party! Grazie mille! No, no, Galta è troppo forte, Soul. Hai ragione. Galta si sconta a caso con la forza senza dover far niente. Ed è un 12-12 travolgere, quindi no, non lo scalza. Meglio Gigantosauro con Mammut. Meglio Gigantosauro e questo con Mammut. E che cacchio. Comunque no, diciamo che qua lo vedo più safe rispetto a Nexus of Fate. Diciamo, dovremmo essere tranquilli. Sarebbe interessante un nuovo ciclo di spell incounterabile. Sì, e io prevedo, cioè non prevedo, anche l'internet in realtà, dopo il tappetino dell'RPTQ, che ho condiviso ieri sempre sulla pagina, che mi sono dimenticato di farvi vedere, di portarlo qua per farvelo vedere. Beh, no, in realtà potrei. Ne è mega bello. Adesso aspetta, adesso vado a prendere. Interessa niente. Così lo faccio vedere. C'è del casino incredibile. Allora, la vado a pescare subito, così lo. Ve lo faccio vedere. E perché secondo me ci sarà, e secondo molti su internet, ci sarà o un nuovo ciclo di Command o un nuovo ciclo di Ascendancy. Perché l'art del tappetino potrebbe significare, diciamo, sia l'uno che l'altro. Apro immagine, scarica. Ok, vediamo se riesco a non fare del casino. Aggiungi immagine. Eccolo qua. Ecco, ovviamente mi ha resettato tutto. Non c'è problema. Ti faccio così. Eccolo qua. Mi copre completamente. Ma va bene, è Vraska. Ci può stare. Questo qua è il tappetino, che è andato all'RPTQ appena passato, tra l'altro. Ecco, dai, metto su qua di fianco. Questo chiaramente sono Golgari, o Golgari in realtà dovrebbe essere la pronuncia corretta. E quella davanti dovrebbe essere Vraska, anche se è raffigurata molto diversa dall'ultima arte in cui è comparsa in Gilde di Ravnica come si dice? Nella splash art, quella promozionale, ecco. Inoltre, comunque, cioè, vedi che sono tutti Golgari lì, solenni, fighi. Secondo me, potremmo vedere comunque un ciclo, magari che conosciamo già, legati appunto alle guild di Ravnica. Possono essere dei command, se fossero dei command sarebbe mega bello. Perché hanno fatto quelli di Ojutai, eccetera, eccetera, che avevano i colori alleati. E, eh no, però i command. Ecco, adesso che ci penso, forse i command no.
proprio per il fatto che esistono già quelli dei colori alleati, quindi non dovrebbero farli, boh, non lo so. Oppure delle Ascendancy, come avevano fatto in Cards of Tarkir, che c'erano le Abzan Ascendancy, Jeskai Ascendancy, chi giocava al tempo lo ricorderà meglio di tutte le altre, quel mazzo che scombava. E qua, dato che esistono solo quelle di Tarkir, quindi Tricolor Wedge, sarebbe figo che facciano la Golgari Ascendancy, Boros Ascendancy, eccetera, eccetera, come incantesimi che sfruttano, diciamo, le meccaniche della gilda. E forse adesso che, adesso che mi è venuto in mente che i command alleati esistono già, sì, secondo me, se proprio vogliono riprendere un ciclo di cose che hanno già fatto in nuova, diciamo, con nuovi colori e quindi nuovo background. Le Ascendancy potrebbero essere molto buone, anche perché le Ascendancy nell'art erano sempre quei membri di quel clan, tipo tutti fighi, tutti che siamo noi solo i fighi, facciamo noi i culi a tutti, eccetera. E anche qua più o meno il mood mi sembra quello. Quindi potrebbe essere, la metto scommessa, scommessina, faranno le Ascendancy secondo me. Poi vediamo, non so, non, scommessina non punto niente, non so se vinco, se perdo. Non lo so, se perdo mi farò un mazzo super buffo e lo giocherò su Arena, altrimenti niente. Basta, non lo so. Potrei pensarci a fare una scommessa con voi su questa cosa. Commander Funghi, ok, se perdo la scommessa faccio un Commander Fungus. E poi condivido la lista. E poi farò un video di una partita. Anzi, più video di partite. Dove interpreterò chiaramente i fungus. Ma proprio. Farò cose. No, no. Fa lo stesso. Però ci sta. Va bene. Però il Commander Fungus ci sta. Dato che l'immagine che ho davanti. Vede effettivamente molti fungus addosso. Bello, bello. Indossiamo i funghi. Se hai fame, no? C'è il risotto. Mettiamo un po' di porcini. Buono. Va bene. Ok. Passiamo ad arena. Dai, ho fatto un'ora e poi faccio un'ora. Ci sta? Ci sta. Passiamo ad arena. E soprattutto, è aperto, si sarà scollegato, ma chi lo sa? Cioè, aperto è aperto, perché l'ho aperto io. Aiuto. E no, ancora qua, che bello. Allora, facciamo grandi meraviglie tecnologiche per la telecamera, ossia facciamo uno zoomino, forse due zoomini, porca miseria, troppo, aiuto, ma mi prendi in giro, mi prendi in giro, ok, no, perché è così poco? Perché? Perché è così poco? Vabbè, teniamo così, tanto ci sto, mi va bene, salva. Ok. Allora, primo test. Plugin, overlay, o come volete chiamarlo, anzi in realtà è un overlay, che in teoria dovrebbe facilitare un pochino la vostra esperienza. Innanzitutto lo attacco. Però facciamo le cose fatte bene. Qua chiudiamo. Qui andiamo sul desktop. Ed eccolo qua. Deckmaster. Quello che mi è stato proposto giovedì sera. Che mi è stato passato molto gentilmente. È la prima volta che lo uso, ho soltanto fatto il collegamento dell'account. Come installazione in corso? Mannaggia a te, non ci avevo pensato che potevi. Ha fatto? Hello? Qua tanto vedete, funziona, sì. Ok. Perfetto. Qua vede, ok. Positioning. Ok. Vedo cose.
Mi faccio il positioning fatto come si deve, perché non è a schermo intero. Ok, e questo è fatto. Questo niente, preview. Questo qua mi boh, va bene. E in futuro ci sarà addirittura la possibilità di vedere la lista che sto giocando. Molto fico. Ok. E questo è attivo, sperando non mi ciucci tutta la CPU, ma non credo, non credo proprio. Ok, tempo di cuffie e tempo di arena. Farei draft veloce. E la figata di questo plugin è che dà la possibilità agli streamer di fare il cosiddetto chat draft, ossia durante il draft io posso attivare la possibilità, che tra l'altro aspetta guardo che sia disattiva, drafting, ah infatti, togliamolo, dà la possibilità durante quando ci sono le carte e che ve le fa vedere, la possibilità a voi della chat di selezionare le carte che io drafterò e ogni voto conta, le carte avranno chiaramente la loro percentuale di voti e l'idea sa sarebbe quella di far draftare voi e prendere chiaramente la carta che è stata votata di più. Adesso non lo faremo perché prima voglio vedere se funziona l'overlay così com'è, però ci si può organizzare, che è veramente una figata. Allora, pago con cosa? Con le monete? No, sì, con le monete. Vai di monete. Allora, tra l'altro non so se. Allora, l'overlay è partito perché lo vedo. Qua vi. Tra l'altro, se potete già vedere, diciamo, gli effetti. Perché se passate sulle carte adesso che sono qua nella sezione di draft, vi fa vedere intanto la versione in italiano e poi la versione è un po', diciamo, un po' più grande. E già quello è veramente una figata. Allora, contratto di Liliana direi di no. Qua, allora. Vediamo, rimozioni, cosa c'è? C'è elettrificare, che potrebbe andarmi bene. C'è disperdere, che eh? C'è il golem meteora, che no. Questo no, non sappiamo ancora se. Rammentare, no. Io andrei di elettrificare solo perché è una rimozione. Anzi, sì. Questi sono sempre un po'. Dipende dal mazzo. Elettrificare almeno sappiamo che è rimozione secca. Ciao. 4 danni e olè. Allora, Act of Treason, un brutto Boggart. Qui c'è qualche rimozione? No, però c'è un drago vulcanico. Drago. Non mi pare male. Quello è abbastanza forte, effettivamente. Il dragozzo. Il dragozzo. Sì, dragozzo. No, no, dragozzo. Ah, no, no, non mi puoi tentare così. Allora, qua qualche rimozione? No, zero proprio. Zero proprio. C'è un altro drago. Cosa facciamo? Ramp? Altro drago. Mazzo drago. No, però cavolo. Beh, però ci potrebbe stare. Però, tipo, dopo questa busta non ha più verde. A me sarebbe piaciuto fare del verde. Però non c'è. Allora, c'è questa che non è brutta. Insomma, parliamone. C'è questo che non è male. C'è il Dropa 2 verde.
Tentiamo, esatto, tentiamo verde-rosso ramp. Dai, mal che vada. Oppure, sì, dai, verde-rosso ramp. Proviamoci. Oracolo. Avax, o forse era meglio il blu. Sai che fosse meglio il blu come colore? Blu rosso. Però se vogliamo fare. Dai, forziamo l'archetipo. Deciso. È deciso. Manalito. Ok. Questa è quella di prima. No, è un'altra. Queste qui ci sono sempre. Che proviamo a fare? Rammentare, ci servono dei drop bassi. Ho il goblin. Siccome è rammentare più forte. Almeno fa vantaggio. Cioè, ci riprende in mano una cosa. Non è male. Ecco qua, non c'è niente del nostro colore. Yeah! Che bello! Prendiamo la carta più forte della busta, ossia questa. Sentinella. Un po', secondo me non viene fuori un mazzone. Un ottimo reliquiario. Ottimo. Parliamone. Forma di quercia, no. Sentinella, facciamo una sentinella. Sentinella. Beh. Questa era la nostra busta. Vediamo il goblin. No, mi sa che abbiamo proprio sbagliato colori. Perché non c'è niente. Vediamo un'altra canchina della mente. No, forse era meglio il valzer. Come che ci penso. Diciamo che eventualmente si splasha nero. Scudo di tombe non mi piace per niente. Questo. Ok. E vabbè. No! No, lo sapevo che dovevo prendere la macina io e fare blu. Lo sapevo. Lo sapevo. Piango. È troppo tardi. Dite che è troppo tardi. Sì, è troppo tardi, dai. Però anche in sta busta cosa c'è? Niente, c'è l'ora per elettrificare. C'è elettrificare. Aspetta, questo qua buttiamolo già via. Sa far tricolor per forza. Mi viene già male. Mi viene già male. Elettrificarlo. Speriamo in bene. No, ma c'è. Che schifo. C'è proprio lo schifo. Ma che. Cacchio, bianco fortissimo qua. Bianco nero. Ah, che brutte cose, che brutte cose. Si bloccherà malissimo. Boh. Facciamo un brutto Boggart. Boh, tentiamo. Non lo so cosa tentiamo di fare. Cosa vuole fare questo mazzo? Ah, ok, qua c'è tanta roba verde. Carina. C'è il basilisco. Basilisco è sempre forte. C'è una rimozione, c'è il piromante, c'è un altro manalito, c'è un'altra druida. Non abbiamo niente da. Beh, ci. Druida, questa qua è bruttissima. Forse una delle più brutte rimozioni che esistano nel formato. Facciamo sta druida. Dai, due druide. Mi sento già un pochino più. Un po' meglio. Muro di liane. Nah. Piromante. Cecchino. Abbiamo cose. No. Un'altra canchena della mente. Così abbiamo il 3 pair. Non c'è niente che fixa. Sentinella. Forse sentinella è la migliore. Per quello che stiamo facendo. Oh yes. Oh yes.
Bene, qua mi verrebbe da dire la terra doppia. Qua mi verrebbe da dire Manalito o Rox? Manalito o Rox? Allora, questi tre ne abbiamo già parecchi. No, facciamo Rox. Facciamo Rox. A rampare si rampa, ora mancano i ciccioni. Eh già. Boh, che cacchio prendo qua? Squillo di trombe. Boh, non serve a niente questo. Questo non serve veramente a una fava. Aspetta, vediamo di togliere qualcosa che... Tanto questo qua non lo giocheremo. Zombie forse. Cancrena sicuramente. Ah, devo prendere via tutte. Vabbè, le lasciamo qua. Motivator ci sta. Lascia di lava, il Rox. Vabbè, la montagna... Ok. Atto di tradimento. Calcapaludi. Voce torturante per pescare. Boh, muro di liane. Terra doppia perché sì. E via. Questo. No, meglio questo. Meglio questo. Secondo me è meglio quello, però 7-7 travolgere. Questa è dura. Questa o questa? Secondo me è meglio il ciccione. O è meglio la... No, è meglio Laura. Perché così qualsiasi cosa che io abbia diventa un ciccione. Sì, Aura. Aura sia. Aura. Aura non c'è. Questo 4. Questo 4 ci piace. Il resto non ci piace. Questo è interessante. Ho un'altra ascia di lava giusto per... È che questi tre ne abbiamo un bordello. Vabbè. Forse si può togliere lo splash nero, eh. A occhio direi che si può togliere lo splash di nero in questo modo, però abbiamo comunque un botto di costi 3. Vabbè, che si può togliere, che cosa? Il brutto Boggart si mette questo? Sì, decisamente sì. Sì, vai di elfo. Sì, il nero non serve più. Diciamo, è stato un piano di emergenza, ma... Non serve veramente più. Ok, qua. Ramp, però un altro costo 3 basta. Un altro costo 3 basta. Un'altra sentinella. Ci può stare. Sentinella o questa. E che cavolo, questi tre ne abbiamo veramente parecchi. Ne avremo, allora, togliendo il brutto Boggart, 1 2 3 4 5. Manalito servirà. Ah, aspetta, questo qua c'è anche da togliere. Via. Ok. Manalito, boh, diciamo che lo togliamo. Ok, quindi abbiamo 1, 2, 3, 5 costi 3. Come 5 costi 3? 5 costi 2. Poi abbiamo 2, 3 costi 4, 3 costi 5, 2 costi 6. Non lo so se la sentinella ha un senso. Forse è un ritorno alla natura. Tanto è la meglio, è la best of one. Ci potrebbe stare un ritorno alla natura. Si giocano tanti incantesimi. Ah, io la gioco. No. Sarebbe bello, ma no. Un altro Act of Treason? Non... No. Sentinello? Ho un costo 5, però è proprio brutto questo. 5-4. Ignoranza. Oppure sto giro sentinella.
non c'è nient'altro. Perché questo oracolo è, okay, è un 4-2, un po' deboluccio anche se ci fa pescare. Anche se ci fa pescare. Ma va di sentinella. Oh, attenzione, un'altra guida. Facciamo un'altra guida. Questo qua può farci veramente comodo. No. Non è il suo mazzo, purtroppo. Andiamo di alto posto 4. Forma di quercia. Quercia. Ascia di lava. Tutta la vita. Qua, boh. Prendiamo scudo di trombe. Attenzione, io vedo un piano elementale. Questo qua sfondiamo e va bene, un ritorno a natura. Io vedo un piano. Dobbiamo togliere solo 10 carte, solo 10 carte. Allora, queste non servono. Allora, abbiamo tre rampini, due druide e un coso, rinvigoritore. Forma di quercia la togliamo. Squillo di trombe lo togliamo. Muri di liane via. Sfondare via. Vediamo la curva. Allora, abbiamo. Fischia, questi 4 siamo un po' messi. Beh, no, questi 4 ne abbiamo 4. Abbiamo forse un po' troppi questi 5. Togliamo l'elementale. Togliamo l'elementale. Togliamo una sentinella. A me i guidi di gruppo piacciono. Forse l'elementare catalizzatore non ha così tanto senso. Si può sempre provare. Ritorno a natura, ne abbiamo due, via uno. Siamo a posto. No, manca una. Mancherebbe una. Allora, a me verrebbe da tirare via ritorno a natura, ma essendo la best of one, secondo me potrebbe aiutarci. Voce torturante. No, in realtà un buon peschino. Art of Three sono due guide di Kira pur. Non lo so. Essere sinceri. Io spero solo di vedere questa, di lanciarla su una creatura che non muoia e menare come un fabbro. Basta. Questo è il piano. E altrimenti asce di lava in faccia. Che ci pot non potrebbe essere un piano non così malvagio, eh? Dici via un'ascia di lava. Dici via un'ascia di lava. Sono così belle tre. Sì, dai, togliamo un'ascia di lava. Via un'ascia di lava. Andiamo così. Questo mazzo lo chiamiamo. Boh, come lo chiamiamo? Ramp de Noartri. A posto. E ci mettiamo la druida. Finito. Ok. Vediamo di rampare bene, di prendere il più 7 più 7 travolgere, sticcarlo su una creatura e menare. Questa è l'unica cosa da fare. Questa è davvero l'unica cosa da fare. Ok. Vediamo un po'.
Codesta Liliana, cosa vuole fare? Bella mano, proprio. Yes, Mulligan. Beh, peggio di prima. Va benissimo, tieni. No, non mulligo a 5. Non mulligo mai a 5. Bello, questo mi piace. Giù. Voglio vedere se potete vedere le mie cose. Sì, perfetto, funziona. Sì, una terra. Yes. Lui ha già giocato. Ma porca. Non ho parole. Solo mani iniziali top. Solo il ermeio. Allora, sentinella, devi andare. Adesso però voglio una terra, perché altrimenti mi arrabbio. E invece, però possiamo pescare. E direi di pescare. Di pescare alla grandissima. E ci togliamo. Che ci togliamo? Il drago, perché tanto non lo riusciremo mai a lanciare. Sì, mi piace. Invio. Yes. Ottimo. E poi non attacchiamo perché moriamo male. Vabbè, falchetto, va bene, prendo un danno. Non gioca niente, avrà il counter grosso come una casa. Counter gigante. A questo punto passo il turno e faccio elettrificare nel suo turno. Quando lui si tapperà fuori. Prego, attacchi. Noi ce lo becchiamo sto danno. Ah, va, proviamoci. Fatto danni lì. Ok, non aveva il counter. Ci sta però averlo fatto. A questo punto picchio. Ehi? No? Cosa sta succedendo? Ehi? Ehi? Oh. Ok. Aspetta, sta succedendo qualcosa. Non mi dà. Vedete che non mi. Mi dà solo termina turno, ma io non voglio. Ok. Così funziona. Però non mi lascia. Ah no, forse me lo lascia. Proviamo. C'è qualche problema. Proviamo a fare una cosa. Alt F4. Proviamo a far ripartire. Vedete il mio bellissimo desktop molto virile con un bel fiorellino. Ok, prepariamo le risorse. Prego. Avanti. Ok, torniamo in game. Sperando di non aver. Sperando di non aver. Perfetto, ho perso il mana in pool. Sì, penso. No, no, bella, bella lì. Yes. Grande. Go. Ottimo. Buono. Non mi era mai successo che si bloccasse così e quindi non avevo mai provato a fare entrare. La vedo forte questo strisciante. A questo punto io attacco.
Attiverei lui due volte e picchierei. Non vedo perché rischiarmi counter e magari perdere qualcosa nel frattempo. Prego. Allora, già che lui abbia giocato lo strisciante dei campi, va bene, va bene, va bene, va bene. Lo accetto. Lo accetto. Ma io avrei attaccato pure con lui, però vabbè. So gusti. Non posso riprendere in mano. Oracolo. Questo può essere che ce lo counter. Perché è sempre quel doppio blu stappato a me. Va bene, abbiamo un altro al massimo. Che ci dobbiamo fare? Vai. No. Prima ascia di lava. Non attacco. Sì, attacco invece. Va bene. Quelli potevo uccidermi Rox, quindi. Ha solo una mano pessima. Ma secondo me anche il mazzo è un po' pessimo. Visto Naturalize che serve? Sì, è vero, mi ero dimenticato che c'avevo il drago. Avete ragione. Avete ragionissima. Allora, 4, 5, 6, 7. Lui rimarrà lì. Ma adesso io continuerei a mettere roba in campo. Tipo pescare ancora non mi dispiacerebbe. E 5. Attenzione, questo è il counter. Sto giro è il counter. E invece, però ci ha pensato su troppo. Tanto pesco. Vai. Ma questa qua c'è perché il counter chi se ne frega, anzi meglio. Ottimo. Attacchiamo col meno 2. No. No. Ah, ok, ecco perché stavo pensando. Siamo troppo forti. Ottimo. Ottimo. Siamo troppo forti. Poteva farci infliggere qualche danno in più. Va bene. Forza. Andiamo. Easy. Sì, questa qua è stata neanche giocata. Quasi. Un falchetto, un difensore, un 2-1 artefatto. Cosa? Perché? Oh, ma mani belle, mai, eh. Mai, meno male che siamo on the draw. Mulligan. Mi tocca tenerla. Così se vediamo un altro rosso abbiamo la voce, se abbiamo il verde abbiamo la druida. Yes, sta lì, foresta. Mi raccomando. Ecco, già dei colori che sto già male a giocarci contro, va bene. Ma perché sono i colori che farei io. Quindi. Vabbè. Va bene, va bene. Era forse la cosa meno spaventosa che potesse fare. Vai di druida. 1-3 versus 1-3. Uno vola, l'altro no, però. Che male. Che male. Very, very male. Altro counter, altro regalo. Facciamo la giocata di prima, eh. Facciamo davvero la giocata di prima. Voce. Tappo lei perché io non mi fido che ha il 3-2 con lampo. Meglio quello che sibilla. Esatto. Assolutamente sì. Io farei voce scartando il drago. Tanto lo possiamo avere effettivamente, lo possiamo riprendere in mano. Quando ci serve, quando più ci è comodo. Tanto per un danno in meno che se ne frega, vero? Scartiamo il nostro draghetto.
Vediamo la terra. Giochiamo l'altra druida. Dai, dai. Qua fai countery? La countery? Bravo. Il ramp scorre potente. Va bene, tappati fuori. Non ha terra, non ha terra, non ha terra, non ha terra, non ha terra. Sì. Non ha la terra. Adesso sì che iniziamo a ragionare. Oracolo. Oracolo e pesco, sperando che sia una terra. Ah, non lo so, sì. Sì. Sì, mi tappo tutto. E attacco con un druido. No, che dico? 2-2 quello. Yes, terra. Non attacco. Così dopo 3-4. Ok, abbiamo un bel po' di mana con cui lavorare. E fare guida di Ghira pure e dire all'oracolo che non può essere bloccata dal creatore con forza 2 o meno. Ah. Appena scatti drago, ecco che rimane terra per metterlo giù. Davvero. Non. No! Lo so, è la cosa che temevo. Ho detto, metti che è uno sparino. E ce l'ha. Ok, stiamo iniziando a prendere un po' troppe botte. Facciamo guida di Ghira pur. Forse me ne fai basilisco, voi mi direte, vero? Che guida di Ghira pure è più forte di basilisco. Ok, è entrata lo stesso. Siamo stati fortunelli. Fortunelli. Non abbiamo instant, abbiamo comunque due mana. Meniamo con queste due druide. Incazzosissime col bastone. Dai. Dai, perché piango, piango lacrime. Attenzione, due asce di lava, due asce di lava. Attenzione. Facciamo usare le eventuali counterspell. Visto che è meglio tre asce di lava. Sì, l'oppo ha solo shock. Adesso gioco basilisco, lo lascio entrare perché tanto ha shock, chiaramente. Combattimento, attacca. Boom boom. Aia. Troppe terre. Siamo a 7. Eh? Io non ho. È il drago che vola. L'unica cosa. Aia. Vabbè. Motivatore. Quello lì rimarrà lì. Allora, il motivatore lo gioco perché sì. Metti che. E iniziamo. Spariamo st'ascia di lava. Non attacco e lui può andare. Sono bellissime le asce, Lizzy. Per quello ne volevo giocare tre. Ma intanto erano due shock che non ci sono andati in faccia. Ecco, stavo dicendo, erano due shock che non ci sono andati in faccia. Riprendo in mano lo shock. Yeah, mi sa che abbiamo perso. Mai quanto. Vabbè, lì è stato eclatante. Potrei. No, non credo. 2, 3, 4, 5. Arriverebbe comunque a 1. Beh, sai cosa? Io attacco con tutti. Così, giusto per fargli sentire che comanda. Ah, così proprio senza timore. Va bene. Toh, ti sparo un'ascia di lava. Potevo spararmela a me, potevo suicidarmi, sarebbe stato simpatico. E niente. Adios, amigo. Concedi. Peccato i volanti. Ma in realtà sono stati i volanti a fregarci. Non era così. Come si dice? Non era così persa dall'inizio. Vediamo un po'.
Il piano Lavax, secondo me. Adesso vediamo come va. Se va male, terza copia va dentro. Cioè, non me ne frega proprio niente. Sì, senza byte. Sì, tra l'altro neanche i byte. Ma i byte non sono proprio passati, eh. Cioè, byte zero. Abbiamo due Electrify. Oh, ma dai, ma perché queste mani? Io che faccio? Mulligo. Non c'è molto da fare. Allora, questo. L'elfo. Ci serve una terra. Che non è questa. Perfetto. Ottimo. Ok, vabbè. Droppa due, sai. Sai quanto c'è fondamentale. Ok, bravissimo. Bravo. Allora, giochiamo. Nostro sentinello. No, dovevamo fare blu. C'era il blu open. Era molto più forte. Poi. Detto, beh, sì, dai, facciamo rosso-verde, vediamo che cazzo. Izzet Spoiler Season Yet è il nostro oppo. Comunque, volevo far notare questa cosa. Izzet Spoiler Season Yet. Fammi attaccare. Attacca. Meno 3? No, fammi attaccare questa 4. Vai di rinvigoritore. Esatto. Esattamente. Allora, rosso. E abbiamo rampato. Il nostro mazzo funziona. Verde-nero. Verde-nero, mazzo vero. Va bene. Guarda, io non blocco. Tanto ha il più 2 più 0, vero? Sì. Ah no, lo gioca proprio così. Lo gioca proprio così. Che palle. Che faccio? Lo faccio pescare e lui fa uno zombolo. Lo faccio pescare e lui fa uno zombolo. Che no, non lo voglio. Non voglio questa cosa. Però è l'unico. Usare Electrify così. Tanto vale mandargli il rinvigoritore elfico addosso. E poi fare Voice. Scartando. Ascia di lava. Potrebbe essere un'idea. Combat. Attacco. Con lui. Bravissimo. Io l'avrei lasciato passare e poi avrei attaccato col 3-1. Però va bene. Va bene, pescato. Hai 2-2. Fine combattimento. Facciamo sta voce. E scatiamo ascia di lava. Manco una terra. Evviva. Voleva pescare tu? Sì, voleva pescare. Non c'è niente gliel'avrebbe impedito. Toh. Sì. Tanto dopo abbiamo il diavolo barra la guida. Vai così. Forse è meglio questo. Eh sì, ho sbagliato. Era meglio lui. Era meglio lui. Perché in quel modo moriva comunque la pedina. Ah, scemo io. Scemo io. Scemo me. A questo punto ci becchiamo dei danni, ma dobbiamo uccidere Izaret. Perché poi inizia a rianimare, rianimare quello là che continua a fare zombie. E da tocco letale. E poi speriamo di vedere qualcosa. Di vedere una te delle terre, dato che. Ah.
Ho sbagliato il blocco. Ciao. E adesso abbiamo perso male. Abbiamo perso non male di più. A questo punto guida di Ghirapur. Che blocca il destriero. Cinque, sette, otto, nove, dieci. Se ha rimozione abbiamo perso. Ok. Bella partita. Meglio che sto zitto. Meglio che sto zitto. Allora, fammi vedere. Io andrei di trash di là. No, no, non posso. O gioco l'elementale al posto di che? Di che? Niente. Di Act of Treason. Alla fine. Potrei giocare elementale al posto di atto di tradimento. Sì. Facciamo così. Almeno forse ci può aiutare a castare le cose grosse se se le giochiamo prima del tempo. Aiuta. Togliamo sto ritorno alla natura, va là. Mettiamo terza ascia di lava. Io sono molto tentato di farlo. Piuttosto che un 5-4. Vai. Ascia di lava è uno stile di vita. Ascia di lava è uno stile di vita. Ok. Dobbiamo crederci. Ci credo. A questa ci credo. Giochiamo anche per primi. E vai di foresta. Gioco sentinella. Poi ho. Finalmente una decente, dai. Direi che faccio la sentinella. Così dopo la cosa, 4 mani di quarto turno facciamo l'oracolo. Il corno dell'esploratore. Combat, attacca, mena. Gioca la sta druida. Ok. Rosso nero, figlia della notte. Oh, che fastidio. Oracolo, stiamo indietro? Vabbè, vediamo solo le terre. Ma no, attacchiamo. Chi se ne frega? Se guadagna, va bene. Meglio che mi spacchi lui che mi spacchi l'oracolo. Tanto aveva cautela. Che mossa potente. Fortissimo. Ho paura. Ho veramente paura. Veniamo con tutte e due giochiamo. No. No, veniamo solo col Rox. Poi giochiamo questo. 1, 2, 3. Poi giochiamo il Goblin. Oh, visto che qualcosa fa questo mazzo. Abbiamo la rimozione. 4, 4, 8, 9. Allora, rimozione. E vai, chi si è visto, si è visto. Non, vabbè, non possiamo sfruttare il coso, però va bene, chi se ne frega.
Sì, per uno. Vai. Veniamo con tutto. Tanto le tappe d'out. Vai. Boom, 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 boom. 6 vite. Però voglio vincere di ascia di lava. Vi prego. Io voglio l'ascia di lava, la pretendo nella mia vita. Guarda, io mi mangerei la druida. Il goblin ci aiuta per i diavoli. Vai, druida. Ciao. Anche un basilisco. Che non è male, dovremmo aver vinto. Mi viene da dire. Andiamo rapidità. Ha comunque un mana, potrebbe avere uno shock, ma io attacco con tutte. Boom. Dai, funziona. Allora, questa è venuta veramente una bella mano. Finalmente. Finalmente. 1000 cose. Forza nel numero. Che carte ci sono? Ah, Watley, vabbè, ok. Va bene. Continuiamo, continuiamo. Dai, 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 che si vince. Stargat. Mano bella, please. Non chiedo tanto. Dai. Io ci credo perché c'è l'ascia di lava. C'è l'ascia di lava e il ramp. Quindi io ci credo. Credo nel cuore del ramp. Rampo nel ramp. Va bene. Un altro rosso nero. Non è lo stesso di prima, no. Scorpioncino, scorpioncino. Fatti prendere. Fatti prendere. Niente, è morto. Hello? Pronto? Qualcuno? Facciamo i molesti. Ecco, visto, visto, funziona sempre. Non gioca niente. Vai di druida. Perfetto. Dai, adesso va un dopo tre. No, vuole uccidermi la druida. Ah no, wow. Oh, sento, ho paura. Il morso, chi è che gioca il morso? Giochiamo terra, giochiamo ramp in rosso. Vero? Bravissimo. Che bravo. Attacchiamo. Che bravo elfico. Rinvigoritore. E però su. Ok, si è bloccato anche a terra. La cosa va più che bene. Ok. Cos'hai? Un goblin motivatore. Lo so che ce l'hai il goblin motivatore. E invece non è vero. Non è vero niente. No, però non abbiamo le terre. Però abbiamo la voce torturante. E la voce torturante mi dice che devo scartare il goblin. No, il goblin può essere. Però gioco il goblin o gioco la voce. E io voglio giocare la voce. Quindi. O il basilisco.
Non, secondo me qua non serve a niente, basilisco. Vai. Yes! Yes! Così giochiamo anche il goblin. Attacchiamo con tutte e due. Sì. Un attacco. Va bene, attacchiamo tutte e due. Fai conti. L'1-3, muoio io, ma non muore lei. L'1-1, moriamo tutti e due. Cosa faccio? Bravo, hai fatto la scelta giusta. Andiamo di goblin. Si è anche inchiodato te, però in teoria, da quel che ho capito, è un mazzo abbastanza veloce. Ah, va bene. Ah, me, io me li prendo 4 danni. Ok, pesca. Trova la terra. Non trova la terra, perché è andato in combat subito. 4 danni, aia. Che male. Mi hai fatto la bua. Ok. Giochiamo i diavoli. Gli diamo rapidità. Attacchiamo con tutto. Andiamo. 11 meno 4 fa 7. Dopo abbiamo questo. E l'ascia di lava. Non dimentichiamo. No, beh, rilasciamo dietro il rinvigoritore. Tanto. Anzi, no. Giochiamo anche la guida di Ghirapur. Rapida, andiamo in combat. Boom. E giochiamo la guida. E dopo crescita prodigiosa su, non lo so. Sinceramente, sul 4-3 mi verrebbe da dire. Però già travolgere. Forse sulla guida di Ghirapur. Se non me la uccide. Ah, splash a blu. Splash a blu. Attenzione. Splash a blu. Il signore splash a blu. Cosa? Ah, così dice. Così ti faccio 6 danni. Oh, sono un genio. Non la travolgere tanto. Torna, mi fa 2 danni perché rientra. Lui pesca. Vabbè. È comunque un 2-1 adesso. Pom. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Più sette, 16. Perfect. Quindi a sto punto lo do su di lei. Perché è quella che ha più costituzione. Ho paura che abbia uno shock. Ho paura che abbia uno shock. Beh no, pure tanto vale dare su di noi. Andiamo su di lei. Diamolo comunque su di lei. Con un rosso non dovrebbe fare più di 2 danni. No, poi lo diamo su di lui, ciao. No, lei. Druida diventa cattivissima. Un 8, 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attacco con tutte. Yes! Matematico, matematico. Vabbè, è un po' forte quell'aura, mi dicono. Ok, grandi monete. Ok, dai. Va bene. Continuiamo così. Sarebbe molto, molto, molto bello. Aspetta, apriamo una busta. Che l'abbiamo aperta prima. Boom. Cose bellissime. Poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Continuiamo. Siamo on fire, on fire.
Direi che possiamo andare. Su, su. Dance, pants, dance. Piacere. Veramente piacere. Questa è brutta. Questa è veramente brutta. Gioco per primo. Gioco per primo, gioco per primo. La tengo. La tengo. Ho detto che la tengo. Tu mulliga, mi raccomando. Devi mulligare. E invece. Foresta. Speriamo nelle pescate fortunelle. Pescate fortunelle. Pescate fortunelle. Dai. Cos'hai? Già dopo uno? Ok. No, però in realtà va bene qualsiasi cosa. Perché le più terre vuol dire che più riusciamo a giocare le cose che abbiamo in mano. Ok, è lento anche lui. Volevo dei drop bassi. Guida di Ghirapur, vai. Sei tutti noi. Eh sì, ciao, muoio. Ok. Oh yes, la druida. Ehi, druida, ti voglio bene. E niente, passo. Ho preferito giocare lei che far passare 3 danni. Tra l'altro lui si è inchiodato 2 terre. Vabbè, ah, riconosco questi colori. Sono già stato qua, ma non ne ho ricordo. Non so, mi è venuto in mente quel meme lì di Gandalf. Ah, ah. Fratello, anche te hai draftato un ramp un po', diciamo, così così. Follow. L'ho sentito. L'ho sentito. Dai Streamlabs. Xotta Mauro, grazie mille. O Perotta, adesso non so. Ah, possiamo giocare il drago. Ah, è un tricolor. What? E andiamo di ignoranza. 4-4, volante rapido. Signore e signore. Signore e signori. Allora, lui è un tricolor col bianco. Adesso fa Bonz, Luminous Bonz sul drago. Lo so, lo sento. Dai. Dance, pants, dance. Dance, pants, dance, yeah. Ciao, ciao Mario. Basilisco, va bene. Non è di mio interesse. Oh, però. Facciamo sì il goblin. Ma io. Però non è la tua. Facciamo un oracolo. No, facciamo che lui non può essere bloccato. No, magari tappiamo. Vabbè. Facciamo finta di avere uno shock in mano. Attacco e attacco. Se abbiamo terra possiamo fare anche rocks rapido e imbloccabile. Perché di sì. Come on. Dance, dance, dance. Continuerò a ripeterlo. Dance, dance, dance. Yeah. Mi sembra veramente forte nel tuo mazzo questa carta. E adesso vedi che. Storm. No, seriamente. Ha morso, ha il morso. Lo sapevo. Va bene, va bene, va bene. Che vabbè. Accetto la cosa. Di buon grado.
Abbiamo comunque mandato a 9. Abbiamo un oracolo che il turno dopo. No, mi conviene picchiare con la guida. Oh no, posso fare basili. No, 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 no. Facciamo l'oracolo. No, devo far entrare del danno. Devo far entrare del danno. Lui non può essere bloccato. Alla fine, cavolo, ci ha fatto veramente tanti danni questa guida. Attacco con lui. Prego. Danno. Boom. Potevo attaccare con due per... ho sbagliato. Qua potevo attaccare con anche lui e dopo lo uccidevamo con l'ascia di lava. Spero di non aver fatto... Stronze. Però sì, abbiamo perso un turno. Sono molto triste. Facciamo così. Giochiamo anche noi basilisco e terminiamo il turno. Abbiamo missato. Cioè, potevamo fare Lethal subito. Potevamo vincere il prossimo turno. Non ho... Sono stato troppo avventato. Troppo avventato. Allora, su, perché non ho niente che ha forza 3. Minus, vabbè. Però adesso può bloccare. Adesso può bloccare. Vabbè, attaccare non credo attacchi. Non ha molto senso, bravissimo. Tre, quattro, gli do rapidità, però no, lui ha troppi bloccanti. Potrei comunque menare, provare a menare con tutto? No. Potrei menare con lui e lui cosa blocca? Col muro? Oppure deve comunque fare o double block o bloccare col minotauro. Fastidio. Perché abbiamo missato l'Ital prima. Adesso il 3-3 e non ho una rimozione. Allora, andiamo di oracolo. Andiamo di oracolo. Esatto. Oppure costringo... No. Sai cosa ti dico? Così e facciamo... 1, 2 e 3. Così. Così almeno un danno passa. Intanto 18 danni lui non riesce a farceli. Se non guadagni delle vite. Però boh, secondo me vale la pena rischiare. Ok. Tanto non mi serviva. Dai. Cosa fai? Opponent. Dance, pants, dance. So che potrei sussurrare il tuo nome all'orecchio e non mi stancherei mai. Attenzione! Non hai il mana per fare niente. È comunque un 3-2 in difesa. Quindi abbiamo le spalle coperte. La nostra guida. Che è molto, sempre molto. Oh. Allora, oh, tanto si vede il timer che sta scendendo, ok. Si vede il suo timer.
Tanto è una crescita gigante. Lo fai attacco con tutto. Dance, dance, dance. Yeah. Dance, dance, revolution. Ah, io ho paura. Beh, massimo cos'ha? Non blocco. Ma no, che se ne frega, blocco. Perché adesso gli tolgo cosa? Gli tolgo il basilisco. Vediamo. Adesso faccio la cagata, lo so. Ok, più 4, immaginavo. Va bene. Così, vi ho fatto credere che non avessi. È il destino dell'ascia di lava. Ascia di lava vince. Non ho vinto io, ha vinto l'ascia di lava. Bam! Che bello! Sono contento io quando vinco di ascia di lava, perché vuol dire che funziona. Il piano ascia di lava funziona. Cose. Ok, go. Stiamo andando bene. Con la rampa dei noartri. Questa ascia di lava è la carta più forte di M19. Punto. Screamer 99. L'ascia di lava ti salva. Meglio del salvavita Beghelli. Anche perché quella partita lì probabilmente l'avremmo persa se non avessimo avuto l'ascia di lava per ammazzarlo. Che bello, bellissima l'ascia di lava. Ma i 27.000? Cosa, gold? Sono lì. Perché mani monocolor? Sempre delle cazzo di mani monocolor. Il mio avversario. Tengo. Sì. Tengo. Ciao Ricky, ci vediamo. No, il difensore è un altro Rox. Ciao Ricky, ci vediamo domani. Buenas noches. Verde, ecco. Questo perdiamo. E già è fuori elettrificare. No, questa la perdiamo. Partirei, io poi pesco solo delle cose verdi. Aia. No. Questa è andata malissimo. Male. Aia. Fortunatamente non hai più 3 più 3. Ok. Dai, non è possibile. Non era una brutta mano da tenere. E sto da finisce qua. Già. Concordo in pieno. Viva. Forse abbiamo un turno. Tanto pescata a terra, chiaramente rossa. Rossa, rigorosamente rossa. Adesso chi... Lui proverà... Eh no, devo farlo prima, perché altrimenti fa la bestia. Lo faccio adesso. Beh no, posso farlo così. Ok. Meno male che non aveva aure. Perché fa solo 4 danni questa cosa? Muori. E andiamo a 2. Ci serve un bloccante per questo. Eh no, non è vero. Perché? Andava tutto così bene. Era tutto bellissimo. Credevo nel sogno delle sette vittorie con sto mazzo. E niente, facciamo 4 danni a questo. E basta.
Niente. Finita, finito così. Il tasto così può bloccare il prossimo attacco dell'oppo. Ci sta, ci sta. Ok, otteniamo sto premio. Vabbè, un po' di gemmine, la nostra bustina. Abbiamo fatto praticamente tutto, anzi, sì. Mancava una spell rossa. Potevo. No, perché avevo solo 4 mana. Va bene, buste. Ci consoliamo. Beh, la wildcard ce l'abbiamo e sono contento. Allì, 1000 wildcard. Allora. Potrebbe. Oh, che bello! Dopo c'è la mitica, c'è la mitica. Yeah. Perfetto, perfetto. Ok. A questo punto. A questo punto, aspetta, ho 200.000 cose aperte. Perfetto. Torniamo qua. Ah, aiuto. Torniamo. Aiuto. Cose, cadono cose. Torniamo a uno zoom che abbia un senso. Perfetto. Ok. Oh, sta cuffia. Però almeno c'è meno caldo gli altri giorni. Non sto sudando malissimo. Ok, chiuderei qua. Vi ringrazio tantissimo per essere passati, per aver sentito i miei deliri di quando faccio le analisi delle cose, dei prodotti e delle situazioni in realtà che si sono andate a creare con certe scelte della Wizard. Spero di avervi dato qualche approfondimento, o comunque di avervi dato punti di vista diversi da cui guardare le cose. E soprattutto vi ringrazio per aver fatto il tifo per me per il draft, nonostante comunque abbiamo forzato una cosa che non è venuta fuori benissimo, ma è andata abbastanza bene, dai, tutto sommato. Vi ricordo che ho una pagina Facebook dove appunto, perché mi chiamo Traduzioni Magic, nonostante io sia Pintaman, o Pinta, o come volete chiamarmi, perché su Facebook faccio traduzioni di articoli, le storie che escono, adesso siamo in pausa, quindi farò articoli che mi interessano e che spero interessino a voi. Gli spoiler delle carte, che quelli che avete visto nella prima parte della live, non li ho ancora caricati sulla pagina, li metterò adesso. E quindi lì diciamo è il mio hub principale dove tutto è partito. Poi adesso con Twitch, come vedete, c'è Arena, parlo anche comunque con voi di cose. Quindi se volete, dato che c'è Twitch, se volete supportarmi, se vi piace insomma quello che dico, come lo dico, le analisi, le traduzioni sulla pagina e così, potete fare la sub di qua, dovrebbe essere adesso, non è più sopra, al canale. Soprattutto se avete Twitch Prime e non sapete a chi dare la sub gratuita, che avete diritto a una sub gratuita al mese. Insomma, io sono qua. In più, qua giù c'è anche il link delle donazioni con PayPal, se avete PayPal. Se volete, se vi piace davvero troppo quello che faccio, volete dimostrarmelo anche tramite una donazione, c'è anche quella possibilità. Quindi, vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo la prossima volta giovedì alle 9. Comunque trovate anche sempre qua sotto come si dice, lo schedule delle live, la tabella di marcia. Adesso sto facendo il martedì alle 9, il giovedì alle 9 di sera, sempre perché sono proprio meno i giorni che ho sempre fatto e che vedo che comunque sono io un po' più libero. Così, e poi eventualmente se si fa qualcosa nel weekend lo faccio sapere molto spesso tramite la pagina più che altro. Quindi, di nuovo, grazie ancora. Ci vediamo giovedì. Che non so cosa farò, vedremo. Arena probabilmente, sicuramente. E poi se esce qualche spoiler, magari vediamo un po' di spoiler. Quindi di nuovo buonanotte, grazie mille di tutto e ci vediamo giovedì, ci vediamo sulla pagina di Facebook, dove volete. Ciao a tutti.